la mission della fondazione, appunto, creare queste opportunità per i ragazzi di poter usufruire del nostro know-how, però anche di mettere le mani in pasta. Chissà, magari tra tutti questi ragazzi ci può essere il prossimo Muccino oppure Steven Spielberg addirittura. È fondamentale far capire loro cosa c'è quando si vede un film sul grande schermo, che cosa c'è dietro, e poter dare loro la possibilità, l'opportunità di mettere le mani in pasta come scrittori, sceneggiatori, attori, registi, tutto il lavorio che compone un grande film. In questa maniera loro possono realmente capire che cosa significa. Finalmente, devo dire, con questa opportunità nazionale è stato possibile acquistare dell'attrezzatura altamente professionale, tant'è vero che forse siamo tra i laboratori più innovativi a livello cinematografico all'interno della Calabria, ma soprattutto forse a livello nazionale. Siamo solamente 20 scuole a livello nazionale ad aver ricevuto un contributo importante, in questo caso è di 50.000 euro. Il 50% del contributo è stato speso proprio per l'acquisto di cineprese, delle cineprese professionali, per l'acquisto di alcuni microfoni dedicati proprio alla ripresa cinematografica, a delle macchine per il montaggio più professionale, quindi l'opportunità vera e propria di inserire i ragazzi nel contesto cinematografico, dare la possibilità a loro di capire cosa significa essere un regista, essere un direttore della fotografia, un operatore di ripresa, e tutte quelle figure che concorrono all'interno del cinema nella realizzazione di un lungometraggio, in questo caso, ma anche per esempio un cortometraggio, un mediometraggio, quindi la possibilità proprio di fare cinema e di fare quasi un'alternanza scuola-lavoro reale. Il linguaggio cinematografico entra nella scuola e questo ci dà sicuramente l'opportunità di proiettare all'esterno, anche nella nostra città, nella nostra provincia, ma io dico anche su una scala maggiore, quelle che sono le straordinarie potenzialità di una scuola che ha messo insieme risorse interne, risorse umane con bravi docenti, con la possibilità di una fondazione, la Fondazione Rambaldi Promotion, che ha dato la sua collaborazione nella elaborazione della fase progettuale e poi nella fase realizzativa. Il linguaggio del cinema, il linguaggio dei media, la possibilità che comunque i ragazzi si cimentino con queste nuove opportunità. Se noi pensiamo che da qua ai prossimi 10 anni il 40% delle attività lavorative attuali non ci saranno più e ci saranno nuove opportunità invece da sviluppare, da costruire, da realizzare nell'ambito lavorativo, e questa diventa sicuramente un trampolino di lancio. La scuola diventa beneficiaria di un finanziamento consistente, di un finanziamento che gli consente non solo di ammodernare laboratori, ma di realizzare un lungometraggio per poter partecipare anche a quelle che sono opportunità concorsuali che sicuramente la scuola onorerà con la propria partecipazione. Rivede intanto la possibilità di riprendere le attività didattiche in presenza con gli alunni a scuola, che finalmente tornano alla normalità e che danno o restituiscono al corpo alunni, restituiscono a questi ragazzi i loro spazi, i loro ambienti educativi, si riappropriano finalmente dei loro spazi dopo più di un anno che siamo stati fermi e abbiamo visto questi ragazzi lontani dai loro ambienti. Ciò è importante per la crescita civile, culturale e soprattutto per recuperare quel clima delle relazioni che nella scuola sono importanti e hanno consentito di formarsi a tutti, anche a questa generazione.